Serendipity. Sai cos'è, Fabio? Sì. Significa fare una scoperta per caso, senza averlo voluto, per errore. A volte accade anche in campo scientifico. Giulio, ne è un esempio? Sì, è successo a Wilson e Penzias, due astronomi che nel 1964, mentre osservavano il cielo con i loro radiotelescopi, trovarono una vecchia foto dell'universo da bambino, quando aveva appena 380.000 anni. Beh, non proprio giovanissimo. In realtà è davvero una piccola frazione se comparata all'età attuale dell'universo, esattamente come l'età di un bebè di appena un giorno in confronto a quella del suo bisnonno di 100 anni, ma soprattutto perché una foto precedente non esiste. E come mai? Allora, inizialmente, dopo lo scoppio del Big Bang, l'universo era un plasma di particelle elementari, densissimo e caldissimo. In questa folla, la radiazione luminosa rimbalzava da una particella all'altra a ritmi frenetici, percorrendo minuscole distanze. Era come intrappolata, indistinguibile dalla materia stessa. Soltanto dopo 380.000 anni, una volta che l'universo si era allargato e raffreddato a sufficienza, queste particelle iniziarono a combinarsi in aggregati, i primi atomi di idrogeno. Materia e radiazione ora erano nettamente distinte. Grazie a questo disaccoppiamento, la luce si liberò dalla sua gabbia, iniziò ad attraversare un universo trasparente. Parte di questa luce primitiva ha viaggiato poi per miliardi di anni, allungando progressivamente la sua lunghezza d'onda, evitando ogni ostacolo, fino ad arrivare ai telescopi di Wilson e Penzias. Quello che videro era un segnale che disturbava le loro misure, un rumore che proveniva da ogni punto dello spazio. Quando lo isolarono, ottennero la radiazione cosmica di fondo, la nostra foto dalla culla. Quindi la chiami foto ricordo, perché è un'immagine fatta con la prima luce dell'universo in assoluto, e guardando ad essa possiamo osservare i primi passi dell'universo. Sì, in particolare la lunghezza d'onda di un raggio di luce ci può dare informazioni sull'ultima particella su cui rimbalzò, e tutti i raggi di luce del fondo cosmico ci danno informazioni su tutti i loro ultimi rimbalzi, quindi l'intero universo in quegli anni. Questa radiazione è anche detta fondo cosmico delle microonde, perché la quasi totalità di queste lunghezze d'onda rientra nella banda delle microonde. Per questo non la vediamo ad occhi nudi, ma solo con dei radiotelescopi. E tutto questo ci dice che la temperatura dello spazio vuoto è di 2,73 Kelvin, o meno 270,4 gradi centigradi. Ma non avevi detto che l'universo era molto caldo a quei tempi? Infatti, sappiamo che questa radiazione ha viaggiato per così tanto tempo che si è lentamente alterata. La lunghezza d'onda che vediamo oggi non è la stessa di quando il viaggio è iniziato, che doveva essere nel visibile. Per questo leggiamo una temperatura diversa. Facendo queste considerazioni, ricaviamo che la temperatura era di circa 3000 gradi Kelvin. Ma al di là di tutto questo, una delle cose più interessanti che si nota è che ogni punto dello spazio aveva la stessa temperatura, e quindi la stessa densità, un'omogeneità incredibile. Questo particolare ha posto degli interrogativi su come mai fosse così e come si è evoluto l'universo, aprendo una stagione di interessantissime ricerche. Ma aspetta, guardando la foto non mi sembra molto omogeneo, è pieno di macchie rosse e blu. Ben detto, ancora più interessanti sono le variazioni a questa uniformità, minuscole e quasi impercettibili, come alberi di altezza diversa rappresentano minime variazioni del raggio terrestre. Ma pur presenti, queste irregolarità generate da fluttuazioni quantistiche dovute al principio di indeterminazione, cioè al fatto che è impossibile annullare le oscillazioni di energia, ci dicono che esistevano zone più calde e dense. Furono proprio queste regioni, impercettibilmente diverse, che furono il seme di tutte le strutture che si formarono attorno ad esse. Stelle, galassie, pianeti, noi, tutti nati da minuscoli errori, variazioni. Fantastico! Ecco come una scoperta fortuita ci può dire così tanto sulle nostre origini e sul nostro universo. Ecco come una scoperta si aggiudica il suo premio Nobel.